Quante volte abbiamo sentito la frase l'omosessualità è contro natura? Ma effettivamente di che natura stiamo parlando? Cosa intendiamo per natura? Perché tecnicamente tutto ciò che esiste, tutto ciò che è possibile proprio perché esiste ed è possibile, è naturale. Quindi è giusto prendere la natura come esempio per dimostrare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è morale da ciò che è immorale. Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima dare uno sguardo alla natura e ci faremo aiutare dalla scienza. Spesso i credenti di alcune religioni usano le espressioni contro natura o ordine naturale per mettere in risalto ciò che per loro è immorale e verso cui provano anche una curiosità che li spaventa. Questa paura del proibito è da ricercarsi nelle bigotte regole morali che essi stessi hanno scritto per poi attribuirle ad un eventuale dio di turno che hanno inventato. Oggi molti di loro dicono contro natura o ordine naturale perché sotto sotto si vergognano a dire, ad esempio, l'omosessualità è immorale agli occhi di Dio. Ma chi ha mai visto Dio? La natura non è certo un esempio di moralità o purezza, ed in teoria è loro stesso Dio ad averla creata. In natura esistono atti sessuali di ogni tipo, esiste l'omosessualità, alcune specie cambiano sesso, in altre è addirittura il maschio a partorire. Ma in natura esiste anche lo stupro, la pedofilia, persino la pedofilia fetale. Alcuni esemplari di vespa fecondano le femmine ancor prima che nascano. Per non parlare dell'efferata violenza, uccisioni a sangue freddo, cannibalismo, necrofilia, xenofobia. La natura è una merda. Ed è forse con un epiteto simile che potremo apostrofare chi l'ha creata. Come può certa gente condannare la semplice attrazione o un sentimento più profondo che due persone, indipendentemente dal loro sesso, possono provare l'una per l'altra? Si comportano in questo modo aggressivo forse perché sono spaventate. Spaventate magari all'idea di ciò che potrebbe accadere loro se contravvenissero a quelle regole scritte da un Dio che ha creato una natura piena di aberrazioni morali. Magari provano persino ansia a pensare fuori da quegli schemi morali che si sono autoimposti. È facile che la sera, pieni di timore prima di addormentarsi, stringano in mano degli strani amuleti dalle funzioni del tutto innaturali e chiedano perdono a quel loro tiranno immaginario per le loro pulsioni del tutto naturali. Non è facile, non deve essere facile vivere con l'ansia di sto vecchio nercello che te guarda e te giudica che magari vuoi fare roba con tua moglie e invece c'hai questo con l'occhi di fuori, con lo sguardo da maniaco e magari si sta smanaccià sotto la tunica, sempre e costantemente a guardare, a giudicare pure al bagno. C'è il potere di fare qualsiasi cosa, ma fa finire sta cazzo di pandemia invece di guardarmi a me che mi faccio le pippe, no? E no, e dai messo il pisello, e che c'hai fatto col pisello? E guarda che lo schivo sul registro, è sempre a pensare ai cazzi stai, afro! Se avesse perso il collegamento, ringraziamo il dottor Caino per il suo importante contributo scientifico. La natura non ha alcuna morale, né tantomeno può averla il suo eventuale creatore. E se tutto ciò che esiste è naturale, l'unica cosa innaturale è ciò che non esiste. Tipo Dio.